il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Signori, posizione! No. Silenzio! No. Posizione! No. Immediatamente! No. Adesso, 1, 2, 3, mettetevi qua. Cosa ci vuole fare? Sembra che nei dormitori al primo piano si stia per scatenare l'inferno. Ben diverso il clima nei sotterranei del collegio, dove Giulia Scarano, ancora in isolamento, affronta le terzine dell'inferno dantesco con una innovativa tecnica di studio. Tardi al soccorso levata per quel che ho di lui nel cielo udito. Penso che ne imparerò subito. Signor Francati, l'ho visto un po' su di giri prima. Sì. È stressante sta qua dentro. Lei lo dovrebbe capire. Per il sorvegliante. Non è che dovrebbe essere sempre rigido. Sì. Ah, dovrei permettere di andare in giro conciati così? Era la lezione di arte. Ah, lezione di arte. Cosa doveva fare? Un autoritratto? Cosa doveva fare? Sì. Dove? Su un foglio. Su un foglio? Non in viso. Vabbè, ci abbiamo pure in viso. Quindi? Quindi? Ce lo dica lei. No, no, me lo vabbè, dica lei. Non devo andare in gira, adesso me va. Lo dica lei. Ma non vado in gira, ciao. Non me ne frega niente, devo andare a casa, vado a preparare la valigia e vado a casa. Mi posso andare a lavare il viso, non lo dica lei quello che devo fare. Devo andare al preside, vado al preside, basta che mi fate lavare, perché io così zozzo non ce resto. Macchio tutto il cuscino. Quindi, per favore, posso andare? Non può andare. Giordano. E gliel'ho già detto. Stai impazzendo. Guardi il signor Di Piero. Complimenti, signor Di Piero. Non ce la fa più questo complimento, signor Di Piero. Si è rotto pure lui. E continua a dire complimenti, signor Di Piero. Lo fate sentire diverso. Voi non lo capite, ma lo fate sentire diverso così. E continuate, continuate. A me sembra un po' invidioso, lei. Non è invidia. Vabbè, sarà invidia. A me che me ne frega. Ma che gli do invidia? Che gli do invidia? Mo dica lei che gli do invidia. Gli do invidia i complimenti. Ma forse... Complimenti, guarda, signor Di Piero. Un altro applauso, ragazzi. Complimenti, signor Di Piero. Lei deve controllarsi, capisce? Deve controllarsi. Mi sono controllato fin troppo. Adesso sto esplodendo. Lei deve avere rispetto di me. Me ne ha portato pure troppo. Ah, me ne ha portato troppo? Sì. Lei deve aver rispetto. Adesso venga con me e andiamo dal preside. No! Andiamo tutti! Tutti! Andate indietro, subito! No. Solo il signor Francati! No! Regà, entrate per favore! Ragazzi, lo mettete più nei casini così! È scoppiato Giordano, proprio... Gliel'ha detto di tutto al sorvegliante. È impazzito. Non mandano a fare. Però ci sta dopo tutto. È pesante. Poi sentirsi sempre al secondo posto con Di Piero lì che viene elogiato solo perché è arrivato con la cravatta. Pensare il fatto che qui deve essere tutto preciso. E io pensavo così prima di entrare al collegio, tutto doveva essere preciso. Però la precisione da un po' stupida. Andiamo dal preside, su. Giordano dal preside, su, andiamo. Io non scendo proprio, perché è proprio inutile. Ma dove andate? Non ho capito, che succede? Quando sono in guai loro fanno quel c***o di fare. Quando è in guai un altro di noi. Quindi sono andato con le altre ragazze, un po' più intelligenti, diciamo. Regà, salite. Ma che sta da fare? Tutti per te. Aspettiamo di vedere che succede. La gang. Oh, regà, vi voglio bene. E comunque sarei diventati amici. Ah, davvero? Raga, dove andate? Siamo stati noi a pitturarlo, non lui. Usta! Dimmi. Stiamo solo aspettando, non andiamo. Appunto, aspettiamo. Aspettiamo su. Aspettiamoli sopra. Li diciamo. No. Aspettiamoli sopra, non serve a niente aspettarli giù. Non ha senso, raga. Giulia bacchetta tutti. E tutto, vuole sempre appunto dettare legge ovunque. Raga, rischiamo la gita, per favore, non ha senso. È per Giordano. E che stai pensando alla gita? Loro vogliono andare in gita, non stanno pensando a Giordano, stanno pensando a loro stesse. Sono stupidi in questo campo. Bene, signor Francati, vuole spiegarmi per cortesia? Cosa vuole che le spiego? Beh, quando uno si presenta così, prima di tutto deve spiegare se gli è caduta la faccia dentro un secchio. Vero. Oppure se è pitturato giusto, lei. Giusto. Le spiace, allora, grazie. Oggi abbiamo fatto una lezione di arte e ad un certo punto ci siamo colorati le facce. Quindi un'idea, diciamo. Un'idea,
da ragazzi? Lei non l'ha mai fatto quando era giovane? No, avevo altre alternative quando ero giovane. Io, ma sai, si parla di un altro mondo. Sì. Chi è che ha detto, ragazzi, dipingiamoci la ora faccia? Ora sembrerà che io voglio prendere qualcuno. No, non tutti. In realtà non lo so di chi è stata l'idea. Io ho visto che gli altri si trovavano la faccia. E lei? E una certa mi è arrivata una manata. Ma non so, veramente, non mi faccio problemi. Io non me lo ricordo chi mi ha dato sta manata. Non me lo ricordo, non è colpa mia. E comunque, sicuramente pure io dopo, devo essere sincero, ho toccato le facce degli altri con le mani sporche. Perché vede, signor Francatti, dipingersi può anche essere uno scherzo, sciocco, ma uno scherzo. Il problema è che qui dentro vige il principio di autorità e lei ha mancato di rispetto al signor sorvegliante. Questo è il problema. Lei ci tiene ad andare alla gita? Ci tengo. Ci teneva? Ci tenevo. Ci avrebbe tenuto? Ci tengo. Vedremo. Vada a lavarsi. Si vergogni. Vada. E rispetti il signor sorvegliante. Giordano, ti mi aiuta a fare la valigia, regà? Eh? Mi aiuta a fare la valigia? Era preso a pelo, però. Devo andare a fare la valigia. Ah, cammina, stai zitto. Non spiegate. Dai, dillo la verità. Non vai in giro. Devo lavarmi il viso e basta. Ciao. Cos'è che ti ha fatto? Mi devo lavare il viso e le mani, le vado. Ah, ma vaffanculo. Sono abbastanza contento, sì, anche perché un'altra espulsione avrebbe fatto crollare il morale generale a terra proprio. Comunque, Giordà, hai aperto il cuore oggi. Sì. Di chi? Quando hai detto, ragazzi, siete amici adesso. Siamo amici adesso. Tu sei il tenerone. Andiamo a fare la lacrimuccia. Te lo mette mai più di un ragazzo. Incredibile come una giornata abbia perdonato le virgole animali e soprattutto abbia detto ai miei compagni che sono miei amici. L'amico, secondo me, è una cosa importante e loro sono diventati importanti ormai.